Questa della Monica, protagonista nell'inizio anni 80 di una vicenda che ancora ricordiamo tristemente del mostro di Firenze. Come entra nella questa vicenda? Ma io ricordo che ero di urgenza, di turno di urgenza, e c'era stato un omicidio al carcere di Firenze. Un omicidio maturato negli ambienti della droga che io stavo seguendo insieme a un collega che poi divenne titolare dell'inchiesta, che era il dottor Izzo, e il procuratore della Repubblica mi pregò, il procuratore dell'epoca, di seguire anche questo primo omicidio, che al momento non sembrava collegato ai fatti precedenti perché i collegamenti emersero solo successivamente. Ecco, parliamo dell'omicidio del 1981 di Scandicci. Sì, esattamente. E c'erano precedentemente stati altri due omicidi, però a distanza di molto tempo. Sì, il primo del 68 e il secondo del 74, quindi erano fatti che sul momento non sembravano collegati. L'omicidio di Scandicci, credo che fosse del giugno del 1981, ci portò ad acquisire naturalmente i bossoli e l'impronta lasciata dalla pistola, la famosa H sul bossolo, e successivamente io ricordo che quando cominciò a interessarsi delle indagini, devo dire coinvolto da me, Piero Vigna, cominciammo a tentare di ricostruire se vi erano stati dei precedenti, e in una fortuita operazione di ricerca coadiuvante dall'allora maresciallo Di Fiore, che era il collaboratore di Piero Vigna, ritrovammo allegati al fascicolo del 68 i bossoli dell'omicidio. Quindi questo ci consentì la comparazione con tutti i bossoli trovati negli omicidi successivi e ci portò a individuare un'unica arma, la famosa beretta calibro 22, quindi è tristemente famosa, e un unico lotto di proiettili. Che impressione ebbe quando andò sulla scena del crimine, appunto nel primo omicidio da lei seguito, giugno 81? Beh, devo dire che la scena era veramente sconfortante, e noi avevamo una volontà incredibile di cercare di pervenire alla soluzione del caso, anche perché la morte di questi ragazzi era assolutamente crudele e senza senso, e giustamente i genitori e i familiari non se ne facevano una ragione. Noi cercavamo di dare una risposta, ma era impossibile. Io ricordo che noi battemmo tutto ciò che era possibile e immaginabile, i ricoveri negli ospedali psichiatrici giudiziari, nell'ospedale psichiatrico di Montelupo in particolare, nei manicomi ordinari, tutti coloro che avessero avuto dei precedenti specifici o comunque potessero essere ricollegati alle vicende. Era veramente una lotta senza fine. Il primo successo fu proprio individuare l'arma del delitto, e l'arma che quindi era passata di mano dal 68 al 1981. Poi nell'81 ce ne furono due di delitti, perché vi fu quello del giugno dell'81 e quello successivo dell'ottobre del 1981, con mutilazioni in danno della vittima, della donna, che aumentavano di intensità. Io credo che forse potremmo dire che erano una specie di omicidi di genere. Io, una parte della mia vita prima di stare in Senato, l'ho passato al Dipartimento per le Pari Opportunità, per i diritti e le pari opportunità, e lì ho imparato un pochino di più ad apprezzare questo modo di affrontare, devo dire, la realtà anche criminale e non, e quindi l'incrudelimento contro la donna era particolare, c'era anche sul corpo dell'uomo, ma la mutilazione, il pube, il seno, era qualcosa di estremamente grave. E devo dirle che noi, nel tentativo poi di individuare gli autori del reato, noi siamo stati sfortunati per quanto riguarda poi l'omicidio successivo, quello dell'82 se non ricordo male, quello di Mainardi e della Migliorini, che avvenne a Baccaiano, perché lì l'omicidio fu commesso in un arco di tempo brevissimo,
l'autore o gli autori del fatto, non saprei dire, sicuramente commisero degli errori, ma purtroppo non bastò a noi e non bastò soprattutto alle vittime per potersi salvare, perché il Mainardi mise in moto la macchina, fece marcia indietro e finì in una cunetta, questo lo ricordo benissimo. Le chiavi, però fu raggiunto dall'assassino che lo finì sostanzialmente a colpi di arma da fuoco e che tolse le chiavi dalla macchina. Il ragazzo fu trovato agonizzante, non morì subito, e io pensai di cercare di sollecitare la vanità, penso, del personaggio, chiedendo ai giornalisti di darci una mano. Dissi, va bene, diciamo che non è morto subito, che quindi c'è stato, lasciamo intendere che ci sia stato un lasso di tempo in cui abbiamo potuto acquisire delle notizie. Questo tentativo purtroppo non riuscì, o forse se qualcuno si è fatto avanti noi non lo abbiamo capito malgrado tutti gli sforzi che facemmo. Lui chiamò l'ospedale, sì, ha ragione, ora che me lo fa ricordare, chiamò l'ospedale, almeno una persona chiamò l'ospedale. Quindi qualcosa si era mossa. Facendo un passo indietro, tornando all'81, mi sembra che molto probabilmente ci fu un testimone, un guardone che inizialmente è stato arrestato appunto per reticenza, no? Spalletti, era un autista di Misericordia. Secondo me, quasi tutti, le totalità di chi si occupa di questa storia, sono convinti che lui abbia visto qualcosa, perché riferì alla moglie ancora prima che... Ma non solo alla moglie, credo che addirittura, se ricordo bene, lui fosse andato in un bar del paese e avesse detto che ne aveva visto dei morti ammazzati, che c'erano dei morti ammazzati. Quando noi lo interrogammo, però, lui dette delle indicazioni contrastanti, disse che l'ho letto dai giornali, insomma ci furono parecchie contraddizioni, per cui fu arrestato per reticenza. Però durante il periodo del suo arresto, che peraltro poteva essere limitato visto il tipo di reato che veniva contestato, avvenne l'altro omicidio. Come ricorda appunto quell'interrogatorio, il personaggio è... Beh, era un personaggio molto sfuggente, difficile, come tutti coloro che fanno parte di questo ambiente di guardoni che poi noi dovemmo in qualche maniera indagare. Quindi personalità un po' disturbate, facili anche alla menzogna, alla reticenza, anche perché un po' si vergognavano dell'attività che svolgeva, quindi non facili, devo dire, come personaggi in grado di aiutare l'autorità giudiziaria, non ne avevano in verità alcuna voglia, ma soprattutto avevano voglia di mantenere i loro segreti, più che altro. Secondo lei era plausibile che avesse visto qualcosa? Può darsi che avesse visto, non sono in grado però di dire, perché questo non è emerso dal processo, dall'inchiesta che facemmo, se in realtà lui avesse avuto contatti o legami con le persone coinvolte nell'omicidio. Sicuramente disse cose che dimostravano che sulla scena del delitto c'era stato. Torniamo allora all'82, che è stato, diciamo, un po' punto cruciale di tutta l'inchiesta, no? E appunto lei fece questa diciamo trappola al mostro, ma non... Sì, perché credo noi non riuscimmo a mettere sotto controllo il telefono dell'ospedale. Questa era una... Ora che lei me l'ha fatto ricordare, io volevo mettere subito sotto controllo il telefono. Vede, io avevo fatto un monitorato durante le mie prime attività da magistrato a Napoli, dove mi ero trovata a fare da spalla magistrati che si occupavano della camorra, del crimine organizzato, e che avevano una particolare dimestichezza con le intercettazioni. Quando io arrivai a Firenze come uditore con funzioni, anzi come magistrato di tribunale, perché in precedenza ero stato in altri posti,
La pratica delle intercettazioni era poco conosciuta alla Procura di Firenze, d'altronde pensiamo che non era un tempo di criminalità organizzata eclatante, poi successivamente noi avevamo una distrettuale molto forte e purtroppo abbiamo avuto fenomeni gravissimi, a finire con la strage di Via dei Gerofili, che penso rappresenti proprio il clou dell'esplosione mafiosa. E il nel continente ovviamente. Quindi avere una rapidità di intercettazione era impossibile rispetto ai mezzi. E io ricordo che noi dovemmo fare poi veramente potenziare la saletta delle intercettazioni telefoniche man mano che ci cominciamo a occupare di reati. Purtroppo ci mancò quel collegamento che forse avrebbe potuto condurre a qualcosa. È un peccato. All'epoca si ha la sensazione, lei aveva in mente, non dico come nome, ma come personalità, questo assassino o questi assassini. Aveva una persona molto sofisticata. Ma certamente non mi sembrava un personaggio semplice. Devo dire né a me né a Piero Vigna, con cui ho molto collaborato nella mia vita. La cosa che mi colpì di più fu naturalmente la lettera che arrivò dopo l'omicidio di Nadine Morio e del suo compagno. Io avevo già lasciato l'inchiesta, l'avevo lasciata d'intesa con il procuratore della Repubblica dopo l'omicidio dei due tedeschi, perché era un periodo in cui io mi occupavo moltissimo di criminalità organizzata, avevamo un processo che toccava non soltanto Firenze e la Toscana, ma anche la Sicilia, quindi collaboravamo con Giovanni Falcone e gli Stati Uniti e spesso eravamo in rogatoria negli Stati Uniti. Quando io ero all'estero insieme ad altri colleghi per queste rogatorie molto importanti, noi disarticolammo una parte della famiglia di Portanuova da Firenze, fu una grande acquisizione, arrestammo Tommaso Spadaro ed altri per un grandissimo traffico di droga. In aereo io ricordo che leggevamo con i colleghi i giornali italiani e apprendemmo dell'arresto dei due cognati, quelli che venivano definiti due cognati, credo che fosse un fratello di Stefano Mele, per quello che io ricordo, e Piero Mocciarini. E siccome erano personaggi su cui già stavamo indagando prima che io partissi dagli Stati Uniti, Piero Vigna tra l'altro era impegnato in altre indagini, puoi immaginare, Piero è sempre stato preso soprattutto da storie di terrorismo, e sicuramente pensammo che era stata ritrovata l'arma del delitto. Lo dico, l'ho detto a distanza di tempo, perché l'importante era comunque avere un'unitarietà di un ufficio giudiziario. Rientrata e appresa che l'arma del delitto non c'era, non trovavo giustificato onestamente questo arresto, per cui dissi al procuratore della Repubblica dell'epoca: guardi, io non me la sento di continuare, perché metterei in difficoltà l'ufficio, un pubblico ministero che non è convinto della tesi dell'accusa non può assolutamente sostenerla. Siccome avevo davvero tutti questi impegni di carattere internazionale e anche italiani, perché spesso la mia vita si svolgeva più in Sicilia che in Toscana, mi sembrò naturale favorire la successione. Quando mi arrivò la lettera, quella sembrò quasi un richiamo alle indagini che erano state da me lasciate, cosa che non poteva sfuggire naturalmente a chi, essendo interessato alle stesse come autore del fatto, voleva in qualche maniera rimettersi in attenzione. Fu un momento sfortunato per il cosiddetto mostro, perché la lettera giunse in un momento in cui ero assente, stranamente, da Firenze. L'omicidio, credo, se non ricordo male, era stato commesso tra un sabato e una domenica, una cosa di questo genere. Ricordo che, insomma, in un giorno festivo. E la lettera era stata spedita subito dopo l'omicidio, da San Piero a Sieve. Tra l'altro noi avevamo una casa in affitto in quel periodo di tempo, in quella località, o in una località vicina. E io in quel momento mi dovetti allontanare per ragioni familiari. Quando lasciai l'ufficio affidato ad alcuni uditori giudiziari, che poi sono diventati magistrati bravissimi e di cui sono molto fiera,
e disse: ragazzi, mi raccomando, cercate di non fare troppi guai, ma controllate un po' la situazione. Loro si accorsero subito che questa lettera presentava qualcosa di strano. Quando io rientrai, e l'omicidio era stato ormai scoperto, quindi era fallito il piano di fare scoprire l'omicidio attraverso la lettera, me la consegnarono. Io ero convintissima che potesse accadere qualcosa di questo genere, tanto che ne avevo più volte detto a Piero Vigna, avevo detto: guarda Piero, secondo me cercheranno di farci scoprire i cadaveri e noi, di metterci ulteriormente in difficoltà, e mi sembra che chi opera si voglia prendere proprio beffe degli inquirenti. Quindi ricordo benissimo che presi la lettera, la consegnai subito, la misi contro luce, mi resi conto della situazione, la portai a Gabriele Chelazzi, mio carissimo amico e collega, purtroppo prematuramente scomparso dalla vita giudiziaria e dalla vita reale. E Gabriele Chelazzi era convinto, siccome io mi occupavo moltissimo di reati in materia di stupefacenti, che si trattasse di qualche spinello trasmesso o qualche cosa di droga, messaggio di questo genere, per cui mandò la lettera alla scientifica. Il mio rientro in sede, perché ricordo che questo avvenne di mattina, poi mi allontanai, andai a casa, nel frattempo Gabriele aveva mandato la lettera alla polizia scientifica, quando tornai nel pomeriggio c'era un allarme di tutti che dicevano: ah, è successo questa cosa incredibile, non era uno spinello. E infatti dissi: Gabriele, ma non lo pensavo. E così si scoprì purtroppo che era un lembo del seno dell'amorio. E qui iniziò tutta un'attività di indagine che, devo dire, un po' complicò la mia vita, perché Piero Vigna era convintissimo che io avessi fatto parte, molti, della mia opinione che il mostro avrebbe potuto farci trovare i cadaveri attraverso un invito tipo la lettera, che contenente magari un macabro reperto. E quindi voleva un po' sorvegliare i miei amici, le persone con cui ero venuta in contatto. Era un periodo un po' complesso e io dissi: va bene, però no, dopo questo, che sicuramente mi induce ancora di più ad allontanarmi dalle indagini, che peraltro, ripeto, avevo già lasciato, io non voglio sapere più niente di questa vicenda, ma non perché non avessi rispetto delle vittime, ma perché mi sembrava giusto che altri se ne interessassero e le loro conoscenze non fossero inquinate dalle mie idee. Facendo allora un passo indietro, il delitto dei tedeschi, due uomini, secondo lei fu un errore del mostro oppure... Guardi, se non ricordo male, il delitto poteva essere un errore, ma poteva anche essere qualcosa che avveniva in seguito all'arresto di Vinci, del primo dei fratelli Vinci, Francesco. Francesco Vinci era la pista sarda. Quando con Piero Vigna noi ritrovammo i bossoli e potemmo ricostruire l'arma, che lasciava, ripeto, questo segno caratteristico, l'H Winchester, quindi la percussione proprio dava al proiettile un segno particolare, ricominciamo dal delitto del 68. Lei può immaginare la difficoltà poi, perché comunque eravamo negli anni 80 avanzati e dovevamo rifare le indagini che erano avvenute nel 68 con tecniche investigative che naturalmente, non per colpa di quelli che avevano operato, erano completamente arretrate, e oltretutto con un cambiamento dello stato dei luoghi, per cui la difficoltà particolare. Il personaggio di Stefano Mele era particolarissimo. Il figlio di Mele era un bambino, aveva 6 anni quando era avvenuto l'omicidio, però noi ritrovammo questo ambiente sardo che gravitava intorno alla famiglia di Mele e soprattutto a Barbara Locci, perché sia Francesco che il fratello Giovanni erano stati amanti della Locci. Allora, Piero Vigna, che aveva a lungo scosso l'ambiente dei sardi, la Toscana purtroppo era sede di sequestri di persona, soprattutto ad opera dei sardi, diceva: ma insomma, questi personaggi sostanzialmente tornerebbero benissimo con il delitto, soprattutto con l'uso del coltello. E
cominciammo a investigare e trovammo questi collegamenti che all'epoca non erano emersi. Vinci aveva problemi anche familiari, era un altro soggetto che, incline a reati che oggi si definirebbero di genere, perché maltrattava la moglie, e noi lo arrestammo per maltrattamento in famiglia. Mentre Vinci era detenuto per questo reato, avvenne l'altro omicidio, e quello dei due tedeschi. Resta sempre da chiedersi, facendo naturalmente una ricostruzione storica della vicenda, non ricordo più con esattezza le carte, non le conosco nemmeno tutte, perché poi dopo fu costruita la squadra investigativa antimostro, ci sono state altre tecniche di indagine, ma facendo così un ritorno al passato, ci sarebbe da chiedersi, e in via semplicemente storica, se quell'omicidio fosse stato commesso per liberare un soggetto che era detenuto o per un errore, come appariva, perché i due tedeschi potevano essere benissimo scambiati per una coppia eterosessuale piuttosto che omosessuale. Forse uno dei due, io ricordo che aveva sembianze molto raffinate, molto femminili, quindi per chi guardava da un vetro di una roulotte poteva durante la notte con una luce fioca apparire una donna piuttosto che un uomo. Però insomma c'è tutto da richiedersi, se si deve fare un'indagine di ricostruzione storica piuttosto che processuale, per carità, ci sta tutto. Sì, come ricostruzione storica c'è chi dice insomma che evidenzia questa forte personalità di giustizialismo da parte di questo omicidio, no? Coppie in auto, appartate, per cui fuori dal tetto coniugale. E in questo caso poteva diventare anche due uomini che... Per carità, sì, no, non me l'ero posto questo problema, me lo sta facendo sorgere lei, ci poteva stare, certo, con una mentalità di reati di genere ci sta anche benissimo una discriminazione. E in questo caso lei cosa pensa? Quello del 68 è completamente avulso da quelli successivi? Beh, la pistola ci dimostra di no. Il passaggio di mano di questa pistola deve avere un significato. Non può passare di mano così un'arma del delitto. Dovrebbe essere stato soltanto un ritrovamento casuale che doveva comportare il ritrovamento della pistola e del lotto dei proiettili. Insomma, mi sembra... del munizionamento. Mi sembra un po' difficile pensare a un fatto casuale. Per cui lei certo, diciamo che il primo delitto fu opera dei sardi? No, non lo do per certo che fosse opera dei sardi, perché in realtà poi noi non potemmo nemmeno più investigare sotto questo profilo, perché con l'uscita di Francesco Vinci dalla scena e poi fu necessario anche cercare di ampliare un po' il raggio che già era abbastanza ampio, che in quel momento si era focalizzato su Francesco Vinci, non lo do assolutamente per certo, perché potrei dire qualcosa soltanto se avessi concluso anche le indagini successive, ma in realtà le avevo lasciate, quindi mi sembra che tutto, per me almeno, è rimasto per alcuni aspetti insomma ancora incerto. Però ricordo, ecco, appunto, durante questi primi anni 80 c'era questa voce, diciamo, che il mostro doveva essere un medico, non so se ricorda. Io ricordo varie voci, in verità, a parte l'enorme numero di lettere anonime che giungevano all'ufficio e le telefonate anche anonime, per cui noi avevamo messo addirittura un numero specifico a cui i cittadini si potevano rivolgere, quindi le accuse erano varie, medici, perché l'uso del coltello, l'asportazione del seno, del pube, poteva dare adito a pensare che ci fosse un'attività di un soggetto specializzato, insomma, chirurgicamente. In realtà poi non era così, la medicina legale non ha mai detto questo. Ricordo l'ottimo professor Maurri che assolutamente non dava questa indicazione, e credo che il lavoro fatto all'epoca fosse, sebbene con mezzi forse non adeguati come quelli attuali, ma un lavoro di grande rilievo. E quindi questo provocò
nell'ambito di soggetti disturbati una serie di suicidi, tra l'altro. Noi eravamo costretti con Piero Vigna, ricordo, ma anche con gli altri colleghi, con Adolfo Izzo e poi, per quanto possibile, io credo di non aver avuto una convergenza con Canessa sul punto, penso che abbiamo avuto proprio un cambio, diciamo, sul posto. Ma certamente noi dovevamo smentire continuamente, fare i comunicati per evitare questi allarmismi che non avevano nessuna giustificazione. Certo. Poi l'inchiesta, questo sempre a livello così storico, di rivisitazione, prese poi le indagini presero a camminare soprattutto sul medico che non era di Firenze e poi se ne occupò un altro magistrato. Beh, evidentemente era un destino nella mia vita. Le posso dire che io ho vissuto veramente con grande senso di responsabilità questa inchiesta e anche con questa frustrazione di non riuscire ad arrivare, come le dicevo prima, coinvolgere Piero Vigna, che noi consideravamo il nostro maestro, il più bravo investigatore che ci fosse nella vicenda, serviva a dire: abbiamo messo in campo tutto quello che abbiamo, signori, purtroppo non possiamo fare di più. Ma avevo anche altre indagini molto importanti, in realtà io mi occupavo soprattutto di indagini di criminalità organizzata, quindi ero anche un po' seccata che il mio nome venisse sempre collegato alle vicende del mostro piuttosto che altre, rispetto ad altre cose che importanti, non, per carità, con questo non voglio sottovalutare gli omicidi che erano gravissimi, che eppure stavamo svolgendo. Quando io andai a Perugia, dapprima in applicazione e poi successivamente come procuratore aggiunto, mi sono trovata a rimbattermi nella vicenda perché un collega, un sostituto procuratore che era Mignini, si stava occupando della vicenda del presunto suicidio o omicidio di un medico di Perugia, dottor Narducci. Sì, Perugia, come le dicevo, è stato proprio un ritorno casuale sulla vicenda. Io ero procuratore aggiunto, credo, quando Giuliano Mignini, che era un sostituto della Procura di Perugia, cominciò a occuparsi del presunto suicidio o omicidio con sostituzione di cadavere del dottor Narducci, morto annegato nel lago Trasimeno. E siccome ero reggente all'epoca, perché il procuratore era assente dall'ufficio, Mignini mi chiese di dargli una mano nell'affidamento della perizia, anzi di un accertamento tecnico irripetibile, così per dirlo tecnicamente, proprio sul corpo del Narducci che era stato riesumato. E naturalmente, poiché la medicina legale dell'epoca era quella che si era occupata dell'identificazione del cadavere, delle indagini alla morte di Narducci, il collega decise di non impegnare la medicina legale di Perugia, come atto molto serio, devo dire, di trasparenza, di opportunità e nell'interesse stesso degli stessi medici legali che poi avevano seguito la vicenda. Quindi si rivolse a dei medici esterni e mi chiese di partecipare a quest'atto. Dissi: guarda, seguirò soltanto quest'atto perché mi sono già astenuta dal processo e essendo in qualche modo parte offesa, come possiamo dire, vi metterei tutti nelle condizioni di dovervi astenere insieme a me perché sono stata raggiunta dalla nota lettera. E ricordo però che l'ambiente perugino visse molto male questa vicenda. Mi raccontava Mignini che in realtà le voci sulla morte un po' strana del dottor Narducci e sulle sue abitudini giravano molto per tutti gli ambienti di Perugia da anni. Io ero totalmente estranea a questo ambiente. La singolarità fu che quando si cominciarono gli accertamenti, la stessa famiglia di Narducci non era d'accordo che si indagasse sulla morte. Questo lo ricordo perché in sede di affidamento della perizia ci furono delle contestazioni. E io chiarii che il collega, oltretutto, si stava regolando benissimo
e soprattutto con tutte le garanzie possibili, perché facendo un accertamento tecnico irripetibile e quindi chiamando le difese e quindi anche la difesa della parte offesa, quindi della famiglia, metteva tutti in condizione di poter seguire benissimo le indagini e di munirsi anche di consulenti tecnici di parte. Ma ricordo che la medicina legale di Perugia prese malissimo, si offesero e non facevano più i rilievi sui cadaveri, per cui non era possibile seppellire senza il nulla osta del pubblico ministero, che naturalmente doveva avere un'attestazione da parte della medicina legale che si trattasse di morte naturale. E quindi avevamo un certo scambio di idee, ricordo, con l'allora direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Perugia, perché io chiarì che non c'era nulla da poter opporre come offesa, ma forse era opportuno che riprendessero il regolare corso delle loro attività, se no saremmo stati costretti a intervenire con qualche informazione di garanzia.